la rimonta, prova lo spunto, viene fermato fallosamente Dybala, calcio di punizione. 91 e 40. Buonasera a tutti ragazzi dall'interista pazzo, come state? Tutto bene? Spero di sì. Poi la battuta della punizione direttamente. Diciamo che oggi come giornata non è stata proprio all'altezza dell'Inter, dato che il Napoli ha vinto a Genova con la Samp. Non ho fatto il video perché non ho visto la partita. Sto guardando dall'inizio quella del Milan contro la Roma. Momentaneamente si sta ancora giocando, il risultato è 2-1 in favore per il Milan. Però è chiaro che la Roma come squadra si deve dare un po' la svegliata, ma soprattutto perché adesso siamo al 92-20, siamo 2-1 per il Milan e la Roma stessa ha iniziato ad alzare specialmente di più ancora il pressing sul 2-0, cioè è completamente una mentalità sbagliata, ma soprattutto perché poi se non attacchi, se 1-0 aspetti di ripartire, aspetti che il Milan sbaglia, il gol lo prendi, stesso discorso ieri per l'Inter, il gol lo prendi. Pochi alla battuta con il destro, la deviazione batte. Il gol lo prendi. 2-2, merde. E adesso cantate a San Siro. Cantate interista vaffanculo. Cantate interista vaffanculo. Vaffanculo a voi. Ma non ci posso, non ci sta. Non è possibile. Ed è apparsa involuta sul piano della manovra, prima la testa di Bagnez, poi il tappeto in centro di Tammy Abraham. Ma come primo riflesso di Tatarusano, come fa a essere 2-2 questa partita? Come fa a essere 2-2 questa partita? Quindi vediamo la scelta di tempo per il come fa a essere 2-2 questa partita, Tommy Abraham. In gula a voi, pezzi di merda, in gula a voi. Se due tifosi con una fede opposta, il pareggio della Roma di Abraham, pronto con ali, 94-10, si parla molto del tempo, inteso come quello da recuperare ancora, con ali ne vorrebbe un po' di più. Non sto credendo a quello che sto vedendo, ragazzi. È pronto Tonali per il possesso. Non sto credendo a quello che sto vedendo. Gol in live di Abraham. 2-2, 94-28. Adesso è 30. Ragazzi, il calcio è strano. Il calcio è strano perché era giusto parlare fino a questo momento male della Roma, eh. Era giusto. Perché la Roma ovviamente ha sbagliato a giocare così. Poi il calcio non ti va sempre male. In questo caso alla Roma è andata bene. Palla che rimane lì nel mezzo, vediamo chi arriva per primo. Attenzione perché c'è calcio di punizione per la Roma e può buttare un ultimo pallone in mezzo. Attenzione perché c'è calcio di punizione per la Roma e può buttare l'ultimo pallone in mezzo, ragazzi. Attenzione, è vero che non è vicino, è lontano a centrocampo, però occhio, perché il 2-2 non me lo sarei mai aspettato, ragazzi. È stata veramente una partita incredibile, con poche occasioni, con pochissime occasioni, con pochissime occasioni, perché le squadre, diciamo che qualcun altro alla fine andrà. Matic, 95-30. Palla verso Bagnez, che vuole andare verticalmente. Abraham, questo cos'è? Viene fermato. Fallo per il Milan. L'arbitro dà ragione al che Milan. Goduria, ragazzi, che goduria, che goduria. Quindi ha vinto solo il Napoli? Sì, l'arbitro dice che si gioca ancora. Ha vinto solo il Napoli? Fino a quando non finisce questa partita. Perché adesso c'è palla per il Milan. E gli dice così non è possibile. Schermaglie. Non ci sto credendo. Abraham dice che c'è un problema con la posizione del pallone. Alla fine Tonali può andare alla battuta. Meno male. Siamo entrati nel 97esimo minuto. La battuta con il destro profondo a cercare una deviazione. Palla che fischia, che è finita. Non ci arrivano né Hernandez né Tomori. 96-18. Zaleski lascia sfilare. Oltre linea laterale. Che bello. L'atteggiamento che ha la panchina della Roma nei confronti di questo. Che bello, ragazzi, che bello così. Che bello così.
la rimessa con le mani a cercare Abraham, il colpo di testa di Gabbia in anticipo è finita, finisce 2-2 in maniera clamorosa. Come stava dicendo Pierluigi Pardo poco fa, finisce 2-2 in maniera clamorosa, in maniera clamorosa, perché come stavo dicendo prima di commentare il gol di Abraham, la Roma ha avuto completamente una mentalità sbagliata in questa partita. Perché? Perché il Milan è andato in vantaggio su calcio d'angolo, da palla inattiva, con il colpo di testa di Kalulu, e fino a quel momento il Milan aveva comunque creato qualcosa in più, nel senso, rispetto alla Roma, anche prima del gol. Vanno in vantaggio 1-0, comunque abbassano un po' il ritmo il Milan, sto parlando del Milan, abbassa un po' il ritmo, ma la Roma prova a fare la partita, nel senso, ma non riesce a creare, non riesce a ripartire, sbaglia i passaggi, comunque sicuramente fino a quel momento Milan migliore. Quando poi succede tutto nel secondo tempo, perché il Milan va in vantaggio 1-0 nel riposo, rincomincia la partita, rincomincia nei secondi 45 minuti, dove è stata una partita, secondo me, a mio parere, noiosissima, nel senso a livello di occasioni. Quando poi il Milan va in vantaggio per 2-0, per 2-0, ho detto ragazzi, qua ormai è finita, cioè la Roma qualitativamente in avanti oggi è stata scarsa, è stata poca roba, è stata niente. Quando poi il Milan sul 2-0 credeva di averla messa in cassaforte, quel calcio d'angolo lì, con quel colpo di testa di Bagnez che riapre la partita negli ultimi 3 minuti, poi cosa risuccede? Un altro calcio d'angolo per la Roma, un'altra palla inattiva e 2-2 gol di Abraham. È questo il riassunto della partita. È bello perché la Roma non meritava di pareggiare, ma è bello, così ancora più bello. Perché sentivo lo stadio, sentivo tutto lo stadio rossonero cantare interista vaffanculo. Adesso a fare in culo ve ne andate voi. Come ha pareggiato l'Inter, ha pareggiato il Milan. Stop, il calcio è questo. L'Inter ieri non meritava di pareggiare, anzi meritava di vincere. Allo stesso tempo il Milan oggi, secondo, per come ho visto io le due partite, il Milan meritava di vincere, ma ha pareggiato 2-2. Ragazzi, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un like, un bel mi piace, un bel commento. La notizia positiva per noi interisti è quella di stasera. Il Napoli ha vinto. In questo momento magari sta facendo un attimo un campionato a parte, perché è davvero, anzi, ha recuperato punti sull'Inter, ha recuperato punti sul Milan, ragazzi, perché precedentemente alla scorsa giornata avevano vinto tutte e due. Sono contento, sono felice. Forza Roma, porca troia, dai cazzo. Bacio a tutti.